italiana 2018 è, girati di là, così, devo dire tutto. È la prima volta che lo faccio. Pazzo. Mimmo Borrelli. Autore di musiche 2018 è Antonio. La serata per assegnare i premi Le Maschere del Teatro Italiano 2018, ieri sera al Teatro Mercadante, trasmessa in diretta differita su Rai 1 e presentata da Tullio Solenghi, ha registrato un trionfo per lo spettacolo La Cupa di Mimmo Borrelli, che ha ricevuto il riconoscimento come migliore autore di novità italiana ed inoltre per il migliore autore di musica d'Antonio Della Ragione e per la migliore scenografia Luigi Ferrigno. Tra i premiati anche Mario Martone come miglior spettacolo di prosa per Il Sindaco del Rione Sanità, Valerio Binasco per la regia di La Cucina, Ero Spagni e Gaia Prea come migliori attori protagonisti, Massimiliano Gallo, Pierfrancesco Favino, Francesca Benedetti e Gigi Saccomandi, Lucrezia Guidone e Gianluca Sbicca. Sindaco, tu eri presente alla prima edizione di questi premi, non so se ti ricordi, eravamo al Teatro San Carlo di Napoli, ecco. Quindi hanno portato bene questi premi, ai premi, voglio dire, anche, no? È stato confermato per un altro mandato. Per fare il sindaco, insomma, no, ma io assolutamente non è solo un fatto scaramantico, un fatto vuol dire che abbiamo lavorato bene per entrambi i settori. E qual è il momento più esaltante di questa tua avventura come sindaco di Napoli? A fare il sindaco della città che ami, dove non hai scelto di nascere, ma hai scelto di vivere. È bellissima, è un'emozione straordinaria. Due premi speciali, infine, a Giordano Bruno Guerri ed a Gigi Proietti, che ha voluto salutare il pubblico con una poesia di Edoardo.